Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi entriamo nel mondo digitale, ci siamo sempre, ma ci entriamo con consapevolezza per capire come viverci bene, già che occupa grande, uno spazio sempre più ampio e trasbordante delle nostre vite. Ci aiuta un grande esperto, il professor Alessio Carciotti, sono felice che sia qua in studio. Buongiorno, Grazie. grazie Nicoletta dell'invito. Professore universitario di marketing e digital well-being e autore di un libro di cui abbiamo già parlato ancora prima di Natale, Well-being, il futuro umano e digitale del benessere. E poi qua viene la parte bella, 21 consigli per vivere con serenità il digitale, edito dal Sole 24 Ore. Intanto, parola chiave della pillola di oggi, che apre un breve ciclo di una specie di scuola, di corso. Intanto, come posso capire se ho un benessere, se il mio rapporto con il digitale è di benessere o di malessere o è un po' in crisi? Beh, innanzitutto lo capiamo ascoltando il nostro corpo o perlomeno anche i nostri pensieri. Allora, se abbiamo questa mentalità del fare sempre tardi, del non avere tempo e questa a sua volta si porta in un faticoso respiro, e questo ci sta sviluppando quello che viene chiamato una mentalità di scarsità di tempo. E poi un altro, diciamo, segnale molto molto importante, che poi è un paradosso quello che si dice spesso: ascoltiamo tutte le notifiche, ma il corpo lo facciamo un po' fatica ultimamente ad ascoltarlo. È la parte emotiva, cioè reagiamo agli impulsi no, e non più agiamo con consapevolezza. E questo dato dal fatto che noi facciamo fatica adesso a prenderci dei momenti di stacco, a riprenderci i nostri momenti di connessione con noi stessi. Insomma, questo digitale è una grandissima opportunità, però Però ci va. avvinghia, Sì, sì, ci sì. tiene intrappolato. Quindi mi sembra di capire che non è solamente un problema di quante ore, lasciamo che sia entri e duri, ma anche come. Sì, hai detto proprio bene, Nicoletta, non è un problema di quantità e basta. Certo, la quantità, come dire, è Evidente, certo. considerevole, ma è anche un tema, se vogliamo, di qualità del contenuto, perché un contenuto di Nicoletta, come dire, fa benissimo rispetto ad altri contenuti, Grazie. ma è anche un tema di luogo. Perché se il contenuto è rispetto, diciamo, gli standard del tempo e della qualità, però se lo vediamo prima di andare a letto, ecco che E no, viene meno. Quindi è un tema di, neanche l'amico, neanche la l'amico. virgoletta sì, perché parla di benessere, Ok. e quindi allevia la fase dell'addormentamento, ma il punto è quantità, qualità e luogo. Ricordiamoci sempre questa trilogia. Sì, quantità, qualità e luogo. Facciamo una sorta di autoesame. Sì. E qua, quindi, nel nostro breve corso di queste lezioni che gentilmente il professor Carciofi ci mette a disposizione, il meccanismo che noi vorremmo attivare, quindi, prof, così lei sa dove vogliamo fare, è la consapevolezza. Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Se il problema ci interessa, cosa fare per prevenirlo e cosa fare invece se ci siamo caduti dentro. Quindi, dopo la teoria, dopo l'autodiagnosi, partono i consigli. Beh, il primo consiglio è quello di eliminare o perlomeno ridurre gli input esterni, dette notifiche. Sì, perché durante la giornata queste notifiche ci distraggono Sì. e questo ci porta via tantissimo attenzione, tempo ed energia. Un altro tre numero Quindi perfetto. vuol dire la mail che sullo smartphone si accende, il messaggino di WhatsApp, le notifiche, eccetera. Che facciamo? Eliminiamole o perlomeno riduciamo, perché a noi di default, come dire, in modo automatico, scarichiamo l'ultima app e poi mettiamo la notifica. Magari quella notifica non è importante. Certo, quindi selezioniamo. Selezionarla con consapevolezza. Certo, la notifica di quella persona a noi cara la lasciamo, ma tutte Certo. quelle altre che non ci interessano, no. Un po' di repulisti. Sì, il secondo consiglio è quello che quando lavoriamo, quando stiamo con persone a noi care, mettere il cellulare fuori dal campo visivo. Questo ci porta a lavorare con più attenzione,
ma soprattutto a evitare continue distrazioni. E questo c'è un principio che viene chiamato residuo di attenzione. Quando io mi distraggo, mi porto dietro continue, continue ripercussioni di attenzione. E quindi facciamo fatica e arriviamo la sera stanchi, Finiti. sfiniti. È questo, perché siamo Quindi continuamente mettiamolo nel cassetto. fuori dal campo visivo, fuori dal cassetto, perché anche le statistiche e le ricerche scientifiche ci dicono che solo averlo al nostro fianco, anche se è spento, la nostra mente va lì. E Sì, questo è. perché come è ormai diventato talmente no, quotidiano, un compagno di vita, tanto che saliamo a casa quando ci rendiamo conto di non averlo, che è come se avessimo un ospite e non gli diamo attenzione. Ecco, quindi. Assolutamente E sì. invece questo ci stanca, ci fa perdere tempo, perdiamo una marea di tempo. E questo, specialmente quando io e Nicoletta ci incontriamo per un aperitivo, evitiamo di mettere il cellulare sopra al tavolo, perché questo poi non mi permette di entrare in relazione con le persone, con i nostri figli, con La buona appunto. educazione e il buon senso già ci suggerirebbero delle cose, ma poi le ricerche dimostrano perché avevano ragione, giusto? Invece ancora oggi spesso si vedono anche persone a pranzo insieme, tac, con il cellulare, con la scusa, se mi chiamano, scusa, ma ho il mio capo che mi deve mandare. Quindi facciamoci delle pause, quindi. Sì, come dici te, la mise en place, proprio no, dagli grandi albori della netiquette, ci indica che ancora il cellulare non è previsto No, nell'apparecchiatura, anche non hanno, sì, certo, non come hanno deciso se metterlo di fianco sì, al piattino del pane, dove o, no, perché non c'è posto. Quindi, ed è una fatica, va? È una gran non fatica, è divertente. però lanciamo un messaggio che nulla è impossibile per il benessere. E poi, professore, c'è il terzo consiglio. Il terzo è quello, Nicoletta, più importante, perché è quello di iniziare e concludere la giornata senza tecnologia. Quindi ha a che fare con qualche cosa che si chiama camera da letto, però ha a che fare con il iniziare la giornata senza lo stress di chi mi ha cercato Dopo quante però delle. posso vedere? La teoria dell'1%, ovvero dopo 14 minuti, perché se la giornata, ed è così, è composta da 1440 minuti, noi possiamo stare almeno 14 minuti senza andare a controllare il cellulare e andare a letto. Bene, questo mi piace. Ci sono tanti consigli, 21 per l'esattezza nel suo libro, per vivere con serenità il digitale. Da questi consigli ne estrapoliamo alcuni per creare un po' il nostro mini corso di benessere digitale insieme al professor Carciofi. Alla prossima settimana. Alla prossima!